Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video della D&A. Oggi vi presentiamo un prodotto smart, parliamo sempre di domotica naturalmente, ed eccolo qui, una bella lampadina smart. Vedrete, sarà un tutorial molto veloce, semplice, perché non ci sarà molto da fare. Nel dettaglio la marca è la Bauwoo. Qualcosa del genere, poi comunque vi mettiamo qui sotto il link in descrizione. Esatto, lo trovate, potete vedere tutte le caratteristiche. Funziona naturalmente con Alexa. È certificato, c'è su il simbolino che è certificato, poi ve lo faremo vedere un po' di più nel dettaglio. Come caratteristiche possiamo dire che ha una classe di efficienza energetica A++, quindi se avete ancora delle vecchie lampadine incandescenza andrete a risparmiare bei soldini nell'arco di un anno. Vedrete, ve ne accorgerete in bolletta. Assolutamente sì. Hai il controllo tramite il wifi. Esatto, naturalmente, per collegarsi appunto ad Alexa. 16 milioni di colori che possono essere comunque comandati direttamente o tramite smartphone oppure tramite il vostro dispositivo Alexa. E nello specifico questo modello ha l'attacco E27. Facciamo vedere. Eccolo qua. L'attacco grosso. La lampadina è questa, si presenta con una parte simile all'alluminio, ma secondo me è plastica. Adesso andiamo a vedere come si installa il prodotto e come funziona. Per prima cosa andiamo a svitare la vecchia lampadina. Secondo passaggio prendiamo la lampadina smart Bauwoo e la avvitiamo. È partito un lampeggio. Appena collegata la lampadina in modalità AP. Significa che il lampeggio avviene circa una volta ogni 2 secondi. Diamo alimentazione alla lampadina e passiamo sull'applicazione. Come potete vedere, la lampadina inizia a lampeggiare velocemente, quindi siamo nella modalità EZ, quella ideale per la configurazione sull'app. Dopo aver scaricato l'applicazione Smart Life, la apriamo, digitiamo il tasto più in alto a destra. Andiamo a cercare nel menu di sinistra illuminazione, la seconda voce, e poi digitiamo su dispositivi di illuminazione, che sarebbe la prima lampadina, sulla prima riga. A questo punto diamo conferma nella lampada istantanea, quindi schiacciamo il tasto blu. Se per caso avete già inserito la vostra password wifi, ve la terrà in memoria. A questo punto diamo conferma. Si sta connettendo e ci risentiamo dopo quando ha finito la connessione. Durante l'installazione a circa il 50% la lampadina è accesa con luce fissa. È un buon segno, speriamo. Come avete visto, è comparso più o meno al 50% del caricamento un messaggio in alto che ci avvertiva che avevamo trovato un nuovo dispositivo, ed ora che è arrivato al 100% dice aggiunta del dispositivo riuscita. Quindi ce l'abbiamo fatta, ora gli dobbiamo dire in quale stanza si trova. Noi la mettiamo nella seconda stanza da letto e facciamo fine. Ecco che è stato installato. Entriamo nella lampadina per scoprire che tipo di funzioni ci sono. In basso trovate la possibilità di dimmerare la lampadina, quindi diminuire e aumentare l'intensità della stessa. Abbiamo il color mode, qui diamo più colori, quindi vedete che ha delle variazioni di colore. Come vedete, in questo momento la sto comandando dall'applicazione. Torniamo indietro e vediamo un'altra funzione, scene mode. Qui da tutta una serie di scene, c'è night, read, meeting, leisure, salt, colors, colorful, gorgeous. Queste sinceramente non abbiamo idea di che cosa vogliono dire, ma proviamole. Penso siano delle modalità preimpostate, infatti la lampadina sta cambiando colore in base a quello che sto schiacciando. Scusate, avevamo un faretto acceso e non dava la possibilità di poter vedere effettivamente i colori. Allora, in questa modalità, come potete vedere, fa un arcobaleno di colori, che sinceramente lo trovo molto rilassante. Colorful
fa praticamente un lampeggio col rosso. Colors cambia colore praticamente su tutta la gamma di colori. Dopodiché abbiamo Soft, dà un tipo di luce abbastanza soffusa. Ah, la stava dimmerando e cambiava sì. colore. E dopodiché abbiamo Leisure, insomma, sbizzarritevi e le provate tutte piano piano. Sì, così perlomeno vi divertite. Esatto. L'ultima è lo Schedule. Possiamo pianificare noi un timer, quindi non lo so, uscite di casa e volete dirgli, ma poi vedremo che lo possiamo fare con Alexa, quindi qui lo potete fare dall'applicazione e possiamo impostare di accenderlo se siamo in vacanza, non lo so, alla sera per simulare la nostra presenza in casa e quindi digli stai acceso dalle 20 alle 22, fai questo effetto, fai quell'effetto, poi ci si può sbizzarrire, insomma puoi pianificare un qualsiasi timer qui. Comunque poi questa cosa la vedremo anche su Alexa. Torniamo nella modalità white mode. A questo punto io direi di dare un nome al dispositivo, quindi vi faccio vedere, cliccate sui tre puntini in alto a destra, la prima voce, modificare nome del dispositivo, ci cliccate sopra, cancelliamo questo e lo chiamiamo cameretta. Salvare e qui abbiamo terminato. Ora facciamo una prova e andiamo sull'applicazione di Alexa per poter configurare adesso la lampadina su Alexa. Quindi ci spostiamo sull'applicazione Amazon Alexa. Aperta l'applicazione di Alexa, cliccate in basso a destra sulla voce dispositivi. Ha già trovato la nostra lampadina. In alcuni casi vi consigliamo di switchare, quindi appoggiare il dito sullo schermo e farlo scroll verso il basso, non di switchare, scusate. In questo caso l'ha trovata, cliccate su lampadine, ci dice che la cameretta è attiva e che possiamo azionare il tasto di accensione e spegnimento. Facciamo una prova. E la luce, come potete vedere, si spegne gradualmente. L'accendiamo. Ed ecco qui, quindi il nostro dispositivo funziona perfettamente. Ora facciamo però la prova vocale. Ed ecco la prova vocale definitiva. Alexa, spegni cameretta. E funziona. Alexa, accendi cameretta. Ta-tan. Oserei dire e luce fu. Ok, adesso però entriamo a vedere un attimino quali funzioni ci dà Alexa per poter comandare e dimmerare la nostra lampadina, perché la lampadina è dimmerabile. Quindi clicchiamo su lampadina, clicchiamo su cameretta e ci compare questa schermata dove ci dà la possibilità di impostare la luminosità sia manualmente e dopo faremo la prova anche vocalmente. Possiamo anche andare ad impostare il colore. Come potete vedere sotto la barra per poter controllare la luminosità c'è il tasto imposta colore. Clicchiamo su questo e dalla luce bianca possiamo dirgli ad esempio rosso. E la lampadina naturalmente va al rosso e questo per tutti i colori che avete a disposizione. Ma ora andremo a fare la prova direttamente con Alexa. Alexa, cameretta 35%. Come potete vedere, a livello vocale funziona. Adesso proviamo a cambiare colore. Alexa, cameretta, colore verde. E cambia anche colore. Quindi io direi che la reattività è abbastanza buona. Ricapitolando ragazzi, l'uso è molto semplice e immediato. Basterà dire semplicemente il nome che date alla vostra lampadina, nel caso di Miki, cameretta. E poi quello che volete fare, quindi se volete cambiare colore, cameretta verde, cameretta rossa, cameretta eccetera eccetera. Se volete dimmerare, cameretta è la percentuale. Questo è tutto per quanto riguarda la lampadina che abbiamo testato oggi.
Se avete delle domande, fatele pure qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo che abbiamo dei link che abbiamo messo qui sotto, collegati direttamente ad Amazon, con prodotti che abbiamo testato, oppure prodotti che secondo noi sono validi, collegati direttamente con Alexa. E quindi, se per caso dovete acquistare qualcosa, date un'occhiata qui sotto, vi riporterà direttamente al sito Amazon. Il vostro acquisto rimarrà sempre dello stesso prezzo, noi avremo una piccola percentuale che ci fornirà Amazon per poter acquistare altri prodotti da potervi presentare, cercando sempre di dare il massimo dettaglio nelle delucidazioni di come si installa, come si usa e tutto quanto quello che ne consegue. Per questo video è tutto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un mi piace e al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!